Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra cucina. Saluto il nostro chef Renato. Ciao Ciao, Renato. buongiorno. E la nostra sommelier Giovanna. Buongiorno a tutti. Ciao Giovanni. Buongiorno. Renato, oggi facciamo la frittata, vero? Facciamo la La frittata. frittata. Dai. Te la racconto una della frittata. Sì. Allora, Lei già ride. io soffro un po' di congiungivite estiva, no? Di chi? E Congiungivite estiva. questa è nuova, è una tua malattia personale. Allora cosa succede? Che vado dall'oculista e gli dico, guarda, c'avevo un occhio rosso, sai? E mi guarda, mi fa, qui ci vuole un po' di cortisone, mi ha detto, qui ci... Ah, va bene. Gli dico, pensare che ieri sera ci ho messo anche un bianco d'uovo. Lui faceva il cuoco, mi ha detto, perché non ci hai messo la bella frittata? Comunque la frittata sembra una cosa semplicissima, no? In realtà è Allora, difficile. come potete È difficile vedere, da ci ho girare, messo è vero? cipollotto, prezzemolo. Il fondo manca a morire. È Sì! difficile da girare. Ma perché la Si fa gli affari suoi congiungivite totali, capito? È difficile da girare la frittata, o Certo no? che è difficile girare, certo che è difficile. Va Anzi, bene. me lo devo dire, perché altrimenti se mi va in giro, se mi va in giro faccio la figura del tagliate, semmai. Ma sei Ci hai feroce. messo le uova, Uova, cipollotto, cipollotto, sì, prezzemolo. prezzemolo, E adesso vado a mettere i grano padano carciofi. Grano padano e carciofi. e carciofi. Ce li metto tutti, dai. Sì. Grazie. Bene. Che E sia adesso proprio una. unisci un È po' il più tutto. che una frittata, un tortino di carciofi, vedi? Hai Adesso cambiato però. così sul momento? No, perché sì, è sempre una frittata. Però devi vedere che ci ho messo tanti carciofi. Sì, lo E se vedo. ci messo tanti carciofi diventa. Un tortino. Va bene, come vuoi, lo chef sei Benissimo. tu, quindi. Ok, tanto la padella qui si sta scaldando, giusto? Sì. Vedi che è anche molto asciutta. Olio. Un po' d'olio. Ci vorrebbe un po' di maggiorana che non guasta mai, la maggiorana, ricordatevelo. Però non ce l'abbiamo. Certo che ce l'abbiamo, ma non ce la mettiamo. Adesso spalmi un po' il tortino. Non me lo dici cosa ci ho fatto io? Eh? Non lo dici cosa ci ho fatto io? Guarda che fai tutto tuo, sei uno sciotto da solo. Non vedete cosa ci ho fatto io? Ecco. Non Adesso lo facciamo vedete? andare. Giovanna, ma che cosa si beve con la Guarda, frittata? se mi È riprendo una te lo cosa. se mi riprendo da questa giornata te lo racconto. Allora, ci mettiamo un rossese. Perché questa scelta? Perché le spezie che praticamente costituiscono quasi il 90% del bouquet di questo vino si sposano molto bene con la materia grassa presente dentro la frittata, cioè quella derivata dall'uovo. È proprio uno sposalizio proprio fantastico. Una piccola curiosità sul rossese, visto che ormai l'abbiamo detto veramente tutto quello che c'è da dire, è che Andrea Doria elesse questo vino, il vino delle feste sulle proprie flotte. E addirittura Napoleone Bonaparte ebbe modo di assaggiare il rossese a casa della Marchesa Doria e mandarne alcune casse a Parigi dicendo che l'avrebbero confortato durante la campagna italiana. Quindi è stato apprezzato non solo da noi localmente, ma anche da personaggi illustri. Grazie Giovanna. Auguri. Allora, intanto, mentre il tortino barra frittata cuoce, ringrazio sempre i nostri sponsor, l'azienda agricola Cascin che ci ha fornito il vino di cui ci ha parlato Giovanna e l'olio che ha utilizzato Renato e ovviamente l'azienda La Latte Alberti che è oggi simbolo del grana padana piemontese, ma anche ovviamente di latte e panna che noi abbiamo utilizzato, che comunque è un'azienda nata in Peria, quindi ci fa sempre piacere sponsorizzarla dal 48. Dato che ci sono tanti carciofi. Non mi pure che non ti vendi, hai fatto la furbata, vabbè. No, ma viene sempre, dai. Ma che frittatona. Visto che è frittatona. Cioè, è cotta? No, Certo che è cotta. Certo che è cotta. quindi nel senso, no, volevo sapere se partivamo con l'impiattata. Certo che è cotta. Guarda che bella che Bellissima. Eccola lì, guarda che bello. Spettacolo. Spettacolo proprio. è. Eccola qua. Perfetto, mettiamo vicino il rossese.
assaggiamo il capolavoro di Renato e poi diciamo buon appetito. Buon appetito.